Ciao a tutti e tutte, good evening everyone. Io mi chiamo Dario De Lucia, mi occupo di strategie digitali per Futura e per questa terza edizione del Festival della Formazione parlerò con voi delle strategie digitali e del mondo del web che dobbiamo affrontare nella nostra comunicazione. Partiamo con una carrellata di ciò che avviene in 60 secondi sul web. In 60 secondi sul web vengono caricate più di 243.000 foto su Facebook, vengono fatte 3,8 milioni di ricerche su Google e tanto altro. Sono quasi 50 milioni le persone online in Italia e di queste 35 milioni sono presenti attivi sui canali social. Cosa vuol dire attivi? Ovvero che li utilizzano almeno 2-3 volte alla settimana. In più, altro dato importante che dobbiamo considerare è che in ogni giornata, a media, un utente trascorre 6 ore al giorno online, quasi il doppio del tempo che impiega per guardare ad esempio la televisione. Di queste 6 ore online, 2 ore sono impiegate utilizzando i social media, altre 3 ore guardando la televisione, qui chiaramente c'è Netflix, Amazon Prime e tanto di più, 1 ora ascoltando musica e 50 minuti praticamente utilizzando console di gioco. E da qui capiamo anche l'importanza della parola della gamification. Andiamo a vedere i social. Il social più utilizzato in Italia è YouTube. Poi c'è WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, che è Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Skype, Snapchat e via andando in giù. Tra questi do un attimo l'attenzione rispetto a TikTok, che in un solo anno è arrivato all'11% di penetrazione all'interno del consumo digitale in Italia. Andiamo a vedere le differenze rispetto all'età e al sesso di chi utilizza Facebook, Instagram e Facebook Messenger. Non ci sono particolari differenze tra maschi e femmine, ma il dato che spicca all'occhio è che noi pensiamo che i social network siano soltanto uno strumento legato alla generazione Z o ai millennials, in realtà non è così, perché c'è un'alta fetta della popolazione che ha 55 a 64 anni e gli over 65 che in realtà utilizzano i social media e anzi sono tra quelli più attivi. Perché questo? Semplicemente perché hanno più tempo, essendo in pensione. Andiamo a vedere Instagram. Su Instagram sono 20 milioni di utenti attivi. LinkedIn ha 14 milioni di utenti in Italia e la questione che pongo, ad esempio, è perché non utilizzare questo social per l'attività sindacale? D'altronde è un social network che si occupa in misura preminente di tutti i temi collegati al lavoro. E abbiamo anche una forte crescita. Una volta LinkedIn veniva utilizzato soltanto dai medici e soltanto dal mondo del digital. Viceversa, ad oggi potete trovare anche un idraulico su LinkedIn. Twitter. Twitter è in caduta libera. Twitter ha una copertura di 3,17 milioni di italiani, però chiaramente diventa un social importante perché noi andiamo a dialogare con gli stakeholder, tendenzialmente mondo della politica, del giornalismo, mondo della televisione, quindi è per quello che ad esempio quando l'ANSA riprende le notizie parla del tweet, perché è il mondo di riferimento ancora per i giornalisti. E veniamo a Facebook. Facebook è utilizzato da 29 milioni di italiani, una crescita che ormai è diventata costante, però è diventato un po' come il nostro telefono di casa. Tutti quanti che fanno un'attività hanno comunque un profilo di Facebook. Non ci sono particolari differenze tra uomo e donna e diciamo che i social chiaramente da prendere come primo riferimento per qualsiasi attività digitale. Mi soffermo su questa particolarità di Facebook, questo è molto importante. È il tema dell'engagement, ovvero qual è il tasso di interazione a seconda del contenuto che io vado a postare. Allora, noi possiamo vedere che se io metto in maniera nativa, quindi direttamente da Facebook, non con un link, un video o una foto, ho delle percentuali chiaramente molto più alte che non mettere un link o non scrivere direttamente un post su Facebook solo scritto. Quindi noi capiamo che anche l'algoritmo di Facebook, ma gli stessi utenti, privilegiano questo strumento, quindi video e foto, con dei risultati chiaramente maggiori. Qui non c'è il dato delle dirette, ma vi posso confermare che le dirette superano un tasso di interazione che è del 10% da alcune ricerche. Quindi fare delle dirette Facebook diventa fondamentale, oltre a postare video e foto chiaramente. Secondo il 16° rapporto Censis sulla comunicazione ci dice che il 79,3% della popolazione online, siamo più o meno in linea con quello che dicevamo prima,
Facebook è il secondo strumento di diffusione delle notizie dopo il telegiornale. Lo utilizza per informarsi il 31,4% degli italiani, quindi più di un terzo della popolazione si informa su Facebook. Per il 3,5% degli italiani è il proprio profilo sui social network a determinare l'identità. Questo dato sale quasi al 10% se si parla di ragazzi più giovani. Cosa vuol dire questo? E questo è anche questo spaventa, ma diventa fondamentale per noi. Vuol dire che una persona che ha vari criteri di identificazione si può ritrovare ad esempio sul tema della famiglia, della provenienza geografica, del proprio sesso, del proprio credo politico. Ecco, per una percentuale molto alta degli italiani, i ragazzi, il 10%, si identificano nel proprio profilo social. Cosa vuol dire questo? Che il criterio principale con cui io mi identifico come persona è il mio profilo social, ok? È forte questa notizia, però possiamo vedere anche un dato positivo. Il dato positivo è che il lavoro è un fattore di identificazione per il 30% degli italiani. Il lavoro che faccio mi identifica. In particolare tra i 30 e i 44 anni sale praticamente al 40%. Supera di molto le convenzioni politiche. Ad esempio, il pensiero politico rimane soltanto fermo al 10-11%. Quanto vengono utilizzati vari strumenti per informarsi? Vedete che ci sono i telegiornali come fonte primaria, la seconda fonte di informazione in Italia è Facebook, poi motore di ricerca su internet, le TV generaliste, i quotidiani cartacei a pagamento, i giornali radio, siti di informazione, YouTube, quotidiani online e tanto altro, ok? Quindi, se non siamo presenti su Facebook, ma non soltanto presenti e ogni tanto comunicare i nostri eventi, le nostre ricorrenze, non c'è da fare quello. C'è da avere un calendario editoriale e fare un'attività massiva sui social network, avere una traccia, un'identità online. Veniamo a un tema molto annoso, molto pericoloso per l'Italia, non soltanto per noi, è il tema dell'analfabetismo funzionale. L'analfabetismo funzionale colpisce il 47% delle persone, un dato altissimo, abbiamo dei primati in Italia. Questa ricerca in realtà è abbastanza datata, comunque dell'OCSE. Ad oggi vi posso confermare che gli analfabeti funzionali accertati in Italia sono più o meno il 28%, però seguono un ulteriore 25% di analfabeti funzionali potenziali. Cosa vuol dire essere analfabeti funzionali? Vuol dire che non riesce a sintetizzare i contenuti di un lungo testo scritto. Vi ricordate cosa vi diceva la vostra professoressa a scuola? Se non sai fare il riassunto, non sai comprendere quello che hai letto. Ed è proprio questo. In più, elaborano la notizia solo secondo la loro esperienza diretta. Chi è che fa così? Sono gli adolescenti. Però qui stiamo parlando di persone adulte. Vi faccio un esempio che ci capiamo al volo. Chiunque di voi, chiunque mi sta ascoltando e vedendo in questo momento, di fronte alle grandi tematiche del mondo, prendiamo ad esempio il tema dell'immigrazione, fa un'analisi critica e quindi prende tesi, antitesi e poi dà le conclusioni. Questo è il metodo anche della dialettica. Un analfabeta funzionale non ragiona così. Un analfabeta funzionale dirà: io sono favorevole all'immigrazione perché conosco Abdul, che è un mio carissimo amico e gli voglio molto bene. Oppure dirà: io sono contrario perché la signora che sta al quinto piano, che è di origine pakistana, fa una cucina speziata molto fastidiosa e mia mamma si lamenta, ok? Non fanno un'analisi ponderata, ok? Non capiscono i termini di un contratto di lavoro. Ecco, e qui veniamo al tema del sindacato. Il tema del sindacalese dovrà essere affrontato un giorno o l'altro, nel senso che noi dobbiamo essere precisi nelle nostre comunicazioni, questo è evidente, è ovvio, però dobbiamo riuscire a comprendere che quando utilizziamo un certo tipo di linguaggio, il 50% del paese non ci capisce. Perché se non riescono a comprendere i termini di un contratto di lavoro o di una bolletta, difficilmente riusciranno a capire le questioni di ordine sindacale, che sono più complesse. Chiaramente gli analfabeti funzionali lavorano, scrivono, condividono sui social e votano. Cosa vi fa pensare tutto questo? Vi faccio un esempio, l'ho trovato online, era talmente bello che non potevo non metterlo. È un esempio portato un po' al limite, chiaramente. Ripeto, quasi il 50% degli italiani è analfabeta funzionale. Le persone spesso non sono razziste, ok? Ma semplicemente se non hanno gli strumenti cognitivi per capire quella che è la realtà che li circonda, possono scadere anche in cortocircuiti, ok? Qui c'è una signora che non mi sembra assolutamente una pericolosa estremista di casa Pound, anzi tutt'altro. E dice: ma smettiamola su, se sei un nero, mi dite o le dice se bianca si offende? Io no, è un dato di fatto. I
italiano è un po' incerto, ma abbiamo capito. Ma smettetela. A un certo punto un altro utente risponde: "Oc vecchia". Chiaramente qui è un po' eccessivo, poteva dire "oc anziana", "oc vecchia", come dire, è un po' negativa come concezione. E la risposta è: "Mara Sontina, grande caffone maleducata, ecco, vada a scuola ed impari il rispetto, in primis un po' di educazione". Quindi, lei rivendica di identificare una persona in base al colore della pelle, viceversa se viene chiamata come vecchia, in questo caso un po' dispregiativo, poi ci sono delle differenze, però per farvi capire, non ha gli strumenti cognitivi, non ha capito cosa stava andando ad affrontare, non è che per forza stava portando un elemento di razzismo, però questo è un tipico esempio di analfabetismo funzionale. Questo è un pesce rosso. Perché è famoso il pesce rosso? Il pesce rosso è famoso perché ha una concentrazione molto bassa. Tutti quanti voi sono andati a Luna Park e hanno vinto un pesce rosso ai giochi. Dopodiché lo mettevano in una boccia a casa, una boccia di vetro, picchiettavano sulla boccia di vetro, il pesce rosso stava davanti per qualche secondo e poi andava via. Si ripicchiava e il pesce rosso tornava. Questo è il tipico esempio del nostro atteggiamento sul web. Questa è una ricerca fatta da Microsoft. Questa è una ricerca rifatta negli anni. Noi ne abbiamo traccia fino al 2013, poi non è stata più pubblicata, potete immaginarvi il perché. Nel 2010 la soglia dell'attenzione degli utenti che guardavano il web era di 12 secondi. Eravamo all'inizio dell'era dei social network, ok? Nel 2013, solo 3 anni più tardi, è stato ripetuto lo stesso studio sullo stesso campione, la soglia dell'attenzione è calata a 8 secondi. Avanti a noi il pesce rosso con una concentrazione di 9 secondi. Chiaro che se sto parlando qui ora la vostra concentrazione è più alta di 8-9 secondi, però se siamo un utente, fate la vostra user experience, arrivate a casa da lavoro, vi mettete sul divano, chiaramente guardate delle storie di Instagram per esempio, quanto è la concentrazione che date a quel contenuto? Quanto poco tempo ci mettete ad andare oltre? Gli studi fatti oggi ci dicono che la concentrazione è tra i 3 e i 4 secondi. Quindi, cosa vuol dire questo? Che se io sul web non catturo l'attenzione dell'utente nei primi 3-4 secondi di qualsiasi contenuto che sto proponendo, è molto probabile che l'utente vada oltre. Altro dato molto importante è che la maggioranza degli italiani, quasi il 60%, reputa internet una fonte di informazione affidabile. I quotidiani raccolgono la fiducia del 53%, quindi c'è più gente che si fida del web di gente che si fida di un quotidiano cartaceo. Allora, è chiaro che nel web c'è anche Repubblica.it, ovviamente, però nel web c'è anche i siti di fake news, i siti non certi, che chiaramente scrivono e non avranno il metodo scientifico o l'attendibilità di un giornalista che lavora a Repubblica, la Stampa, il Manifesto e tanto altro. Però gli italiani si fidano più del web rispetto a un quotidiano cartaceo, rispetto a un giornalista che segue un metodo per il suo lavoro e chiaramente avrà una condizione di causa per quello che sta scrivendo. Si spera. Però è anche vero che il 17,6% degli italiani, e questo dato ci deve far paura, crede di più alla rete e non ritiene affidabili i quotidiani. Ok, e chi sono queste persone? Cioè, ripeto, c'è quasi un 20% del paese che si fida unicamente di quello che legge sul web e assolutamente no dei quotidiani cartacei o dei settimanali, ok? Chi sono? Dei pastori sardi sperduti nell'entroterra che utilizzano soltanto informazioni di passaparola e ogni tanto vanno sul web? Assolutamente no. Sono per lo più uomini di età compresa tra i 35 e i 54 anni, interessati di politica e di ceto medio alto. Questa è una ricerca di Eurobarometro, che è il servizio dei sondaggi della Commissione Europea, quindi direi attendibile. Andiamo a vedere la fiducia dei vari paesi europei, dei vari cittadini dei paesi dell'Europa rispetto al web. Chi si trova nella posizione ai primi della classifica? La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Polonia, l'Albania, la Finlandia, l'Italia, Malta, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Bulgaria e tanti altri. Chi sono, questa va letta all'inverso, quindi in realtà chi sono i migliori, quelli che si fidano meno della rete e mi verrebbe da dire più di un giornale cartaceo, di un settimanale, di un libro? La Svezia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Irlanda, il Belgio, ok? E guardate caso che sono i paesi dove si legge di più anche.
Cosa vuol dire grande fiducia del web e l'utilizzo di Facebook come seconda fonte di informazione? Vuol dire che casi come questo che vi faccio vedere ora, che è un piccolo esperimento che ho creato all'epoca per una ricerca, ha risultati strapiglianti, ahimè. Questo è il mio profilo. Ho scritto una call to action, condividi per i nostri anziani. Troviamo un anziano che si difende in un tribunale e scrivo: lui è Mario, oggi il tribunale di Firenze lo ha condannato a 6 anni di reclusione perché ha sparato a un rumeno che tentava di sottrargli la sua pensione di 300 euro. E poi, seconda call to action, condividi se sei indignato. Ok? Tutto molto semplice, no? Che risultati ha raggiunto? Più di 8.000 like, all'epoca esistevano solo i like, non c'erano ancora le altre emoticon su Facebook, e ha raggiunto più di 146.614 condivisioni, tutto questo in meno di 3 giorni. Io chiaramente dopo ho tolto questo esperimento, che avete capito si tratta di una fake news, però vi faccio capire quanto è semplice andare a creare disinformazione e notizie false sul web. Andiamo a fare debunk, cioè andiamo a sminare questa bufala. Lui è un anziano in tribunale e effettivamente si chiama Mario, ma è Mario Banni del processo del mostro di Firenze, che è stato condannato per non so quanti più di omicidi. Oggi il tribunale di Firenze l'ha condannato a 6 anni di reclusione. Uno, in quei giorni nessuno, c'era l'ANSA, non c'era Repubblica che ha riportato una notizia del genere. Quindi metà della mente sarà pianta. Lo ha condannato a 6 anni di reclusione. Se tu, ricordatevi, ha sparato una persona. Se spara una persona è molto più di 6 anni di reclusione. Perché ha sparato a un rumeno, fattore identificativo del noi contro voi, questo è uno straniero, però attenzione, i rumeni fanno parte della comunità europea, che ha tentato di sottrargli la sua pensione di 300 euro. Come lo speech insegnerà, non esistono pensioni minime da 300 euro. La minima è molto di più, se non sbaglio, è poco più di 500 euro. Condividi se sei indignato. Ecco, questo è il tipico esempio di fake news. Anziano indifeso, uno straniero che viene da fuori, io mi immedesimo perché ho un nonno, uno zio, comunque un parente anziano, un amico anziano, e quindi vado alla difesa di quello che riguarda la persona che mi sento più in sintonia. Ok? E per questo poi si ottengono questi risultati. Vi ricordate gli analfabeti funzionali che ragionano secondo esperienza diretta, che non fanno un'analisi, che non si fermano a guardare i pro e i contro e a vedere se per caso questa notizia è stata ripresa dalla stampa nazionale perché non si fidano dei giornali cartacei? Ecco, vuol dire questo. Questo diventa anche importante per noi perché ad esempio sul sindacato circolano parecchie fake news. Quanto prende un sindacalista? Le pensioni d'oro dei sindacalisti? Ma dove eravate? Ok? Ecco, su questo magari nella fase di dibattito ci soffermeremo un attimo a fare qualche chiacchierata per sviluppare quella che riguarda una narrazione, una contronarrazione a queste bufale e fare anche del debunk. Quindi, cosa abbiamo capito? La quasi totalità degli italiani usa il web e i social media. Un italiano su due potrebbe non capire cosa sto scrivendo. Mi serve della semplicità. Serve molta semplicità. La soglia dell'attenzione è veramente molto bassa. Devo catturare l'attenzione di un utente in 3-4 secondi. Video e immagini funzionano meglio. La fiducia nel web è alta, ma è semplicissimo fare fake news e disinformazione. L'appuntamento è tra pochissimo per il dibattito con voi. Vedremo cosa può fare Futura per le categorie della CGIL. Vedremo cosa può fare Futura per tutto il mondo CGIL. C'è da sviluppare una contronarrazione, c'è da essere più presenti sul web e utilizzare meglio gli strumenti digitali. Noi ci siamo.